Ben arrivati in Giappone. Noi, Saluti, non esatto, loro. dal Giappone. Ciao Potremmo, dal in Giappone. realtà potremmo essere ovunque perché c'è uno sfondo Sì, inanimato. questa è assolutamente la nuova sede di multiplayer.it fatta come la hall di un albergo giapponese. Esatto, però possiamo farvi vedere questa bibita giapponese, Wanda, quindi questa testimonianza che siamo in Giappone, basta una bibita Basta una bibita giapponese. giapponese ordinata su internet. Esatto. E tu cosa stai bevendo? Voi Vabbè, bevete il caffè, io bevo la una... bibita con la caffeina, Ok, la quindi bibita vale con la uguale. caffeina. Allora, ben arrivati. Oggi pausa caffè, quindi stiamo in relax totale perché la fiera, il Tokyo Game Show, comincia domani, nostro, quindi anche Anche domani mezzo. loro? Sì, più o meno A sì. cavallo. Appena passata mezzanotte da voi, dura 4 giorni, 2 dedicati alla stampa soltanto, ma in realtà è pieno di gente uguale, pieno di file, e 2 dedicati invece a tutto il pubblico e sono ingestibili perché davvero diventa un casino immane. Con me c'è ovviamente Umberto che già ha parlato fin troppo. Ciao, quindi adesso starò zitto da qui alla fine. Arrivederci. Esatto, e c'è Tommaso, sempre Shinri-chan. allegro, una persona gioviale che porta giovialità al Giappone, si Esatto. Quando arrivo vede. mi riconoscono C'era subito. scritto anche sul passaporto, allo stamp speciale, quello E la giovialità. prima cosa che vi chiedo è dire se Tommaso rispetto al scorso anno è potenziato Vero? fisicamente o meno. Date il vostro giudizio, è C'è una diatriba? importante. C'è una Cioè, sì, c'è diatriba, una diatriba in corso. esatto, interna, quindi vorrei un attimino che ne parliamo. In realtà oggi posa caffè, quindi possiamo fare anche i cazzi nostri, nel Potremmo anche senso chiuderla qua. potremmo ignorare i nostri utenti che sono anche un po' antipatici, non scherzo. E nulla, e in questo schermo nero dicono ancora, vabbè, sono un po' strani. Nulla, noi abbiamo in realtà fatto già qualche appuntamento, avete visto, siamo stati da Namco Bandai, avete visto qualche foto di Umberto che ha postato su Twitter, abbiamo pubblicato tantissimi filmati in questi giorni legati al cibo durante la trasferta del Tokyo Game Show, legati a abbiamo fatto questa sorta di drink challenge con i Pampers che è piaciuto tantissimo, nonostante poi a priori per una fetta dei nostri utenti i Pampers significano... Anche se in diminuzione, Esatto, in secondo me. diminuzione questa cosa. Poi abbiamo lanciato la sfida tra me e Umberto in sala giochi. La prima l'ho vinto io, ti ho fatto un sedere La così. seconda, magari vinco io, chi Non lo lo sa? so, non lo so. Chi La lo sa? seconda va online alle 8 stasera, quindi non vi diciamo manco il gioco. È un gioco recentissimo, molto apprezzato dai giocatori. A Quindi, milioni di fan in Italia, vi possiamo dire solo questo. esatto, milioni di fan in Italia, sono d'accordo con te. Nulla, qui è mezzanotte passata, quindi teniamo sempre a dirlo perché magari le nostre facce non sono proprio E sveglissime da parla per questo. te. Esatto. Io mi sento abbastanza Ti sveglio. senti tonico? Abbastanza. Sono Sono le sostanze chimiche. gli stupefacenti che fanno sempre effetto. Ok, e nulla, cosa vogliamo Ma parlare? voglio parlare del fatto che, appunto, come accennavi, oggi abbiamo avuto l'evento di Bandai Namco, non Namco Bandai, da qualche mese. È tutto sotto embargo fino a domani mattina italiana alle 6, quindi svegliatevi, puntate le sveglie perché Perché ci dalle 6 c'è sono anche dei sul super titoloni. coverage. No, beh, in realtà non possiamo parlare di quello che abbiamo visto perché appunto è sotto embargo, però i titoli sono tutti annunciati, quindi immagino non ci siano grossi problemi a citarli, giusto? No. Abbiamo visto il DLC di Dark Souls, quello che esce settimana prossima, abbiamo visto un nuovo Dragon Ball Xenoverse, che Che comunque ha c'è degli l'embargo un spunti, po' che più lungo. ha, esatto, un embargo un pochino più lungo, Formula 1, Project Cars, abbiamo visto, vabbè, Rise of Incarnate, che magari non ha un nome che dirà qualcosa a tantissimi, però insomma è comunque interessante. E poi Tommaso ha visto anche altre cose, giusto? I nuovi Tales of Zestiria, che esce in Giappone a gennaio, ancora non si sa quando uscirà in Europa e negli Stati Uniti, e Tales of Hearts R, che esce a novembre su PlayStation Vita. Dopodiché c'è il gioco nuovo dei Digimon, c'era gente che Best of the show. stavano Non puoi dire facendo. nulla, embargo. Stavano facendo una petizione, sì, non dico il nulla del gioco, stavano facendo una petizione per portare in Europa, in Occidente, i giochi dei Digimon. Quindi il discorso Petizione c'è. ferma a zero. No, 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 Allora, cioè capito. addirittura Bandai Namco ha, diciamo, Io non ho chiesto, metto attimo le mani avanti, mi sono dimenticato di chiedere l'autorizzazione all'hotel per fare lo streaming qui. Quindi potrebbero arrivare con le katane, le asce e Sì, ammazzarci. Nel molta caso è stata risposta. pausa caffè con Però avremo morto. un picco di ascolti Esatto, noi incredibile. terremo duro, cercheremo di tenere la telecamera accesa fino a quando è possibile.
E poi, come ha detto lui, anche Project Cars abbiamo visto. Formula 1, chiedono solo questo, tanto possiamo dirlo, spero. È next gen o old gen? Assolutamente old gen. La versione old gen, assieme a quella PC, sarà la prima ad uscire. Invece, intanto si avvicina qualcuno? No, non si avvicina a noi. Mentre quella next gen, diciamo che verrà probabilmente annunciata, elaborata e lanciata in concomitanza con l'inizio della prossima stagione, si suppone. Quindi, quando è che inizia la stagione di Formula 1? Verso marzo, aprile, giusto? Esatto. Quindi, diciamo, probabilmente uscirà in primavera, però non ci sono Nel certezze. frattempo è entrata una tizia completamente ubriaca e invece di andare verso gli ascensori è andata verso i cessi. Dove verrà lasciata per i giorni a Esatto, venire. quindi cominciamo bene. Se vi ricordate, lo scorso anno c'era un gran bel via vai di escort qui Sì, avanti. la sfilata. Dicono di escort, La sfilata di Dicono, razza no. erano Dicono. chiaramente di Hextor. Noi non lo sappiamo. I bumper stanno dormendo oppure devono ancora passare, forse. Non sono ancora tornato. Ok, che ne sai? Te la fai con i bumpers? Io tengo sempre. Ho una telecamera nella loro stanza. Quelle lattine pubblicità occulta, no, tranne Umberto che purtroppo è schiavo del consumismo Ma la occidentale. pubblicità, se la gente non conosce Coca-Cola, penso sia un po' un problema della Invece noi gente. siamo ben lieti di fare pubblicità a Wanda, The Morning Shot, perché è quello che beviamo da anni ogni mattina, non fa nulla. Ma più che altro lo sai che adesso bevo per fare la pausa caffè, poi non vado più a dormire, mi addormento alle 4 del mattino con Beh, quella è l'età la tua. sveglia alle 7. Comunque dicono che sembri Hannibal Lecter, quindi. Sembra Hannibal Lecter. Anche su questo c'è una diatriba in Su corso. Hannibal Lecter? No, sulla Ah. pettinatura di Umberto. Cosa ricorda Umberto? A Tommaso l'hanno ignorato, ma forse non l'hanno sentito. Ripeto, Tommaso rispetto allo scorso anno è dimagrito o si è pompato ancora di più? Secondo me è più grosso. Secondo me è di meno. Votate, votate, votate. Esatto. Allora, andiamo a vedere che dicono. Ma Sony non doveva annunciare nuove IP? Le dovevo annunciare, le annunciate No, non è oggi? vero perché la gente non ha capito nulla. Non a caso noi non siamo manco andati alla conferenza Sony perché era una conferenza legata al mercato occidentale, quindi, sì, scusa, occidentale, asiatico. Orientale. Asiatico, e quindi infatti la conferenza era in inglese con dei bei slideshow su IGN. Era una radioconferenza più Esatto. slide. Però era dedicata al mercato Forse la asiatico e bomba, no, una all'inglese. bomba c'è stata. Fantasy Star Nova in cinese tradizionale. Ah, ottimo, perché salutiamo gli amici che ci seguono da Taiwan e Hong Kong che saranno contenti di sapere che Li puoi salutare in hanno. cinese? Eh? Salutali in No, cinese. beh, evitiamo Dai, le che sai, pagliacciate. dovete sapere che Umberto, questa è pausa caffè, non è ancora super diretta, domani saremo più professionali. Esatto. Umberto sa il cinese. A parte A che che sa livello? sapere. Ma a livello medio, ma Conosci il cinese? Mi imbarazza un po' questa cosa richiesta. Quanto Potremmo studi il fare. cinese Dì al un po', giorno Ancin in Chan. tempi normali? 2 ore al giorno? No, anche faccio di solito dalle 7 alle 9 del mattino e poi dipende dalle 18 alle 20, dalle 18 alle 20, o dalle 19 alle 20. C'è Intanto Fabio che fa l'umorista. è entrato anche Miyazaki. Entrato Miyazaki. Allora, quindi Sony nulla, hanno fatto le stesse cose già viste, molte robe poco interessanti, tutte per il mercato asiatico, Ne come faranno anche dicevi. una dopo, giusto? Che? Dopo il TGS faranno Sì, un'altra. A giugno, faranno alle 3. alle 3 tipo. Cosa ha detto Miyazaki alla conferenza di stamattina? Chiede Marcus. Ha detto Miyazaki, suppongo quello di Bloodborne. Ha spiegato cos'è Bloodborne, ovvero quello tutto che già sapevamo, nel senso che ha ripetuto quello detto già alle 3 di Los Angeles e a Colonia, quindi è abbastanza Ma tra inutile. l'altro ho una specie di piccolo aneddoto sulla Vai. conferenza di oggi di Sony. C'era, come detto, l'evento di Bandai Namco. Come al solito, come spesso accade anche alle 3, visto che gli eventi si succedono in maniera frenetica quasi, ce n'è uno dopo l'altro, organizzano degli shuttle che portano i giornalisti Uno da sta uno al telefono, se no mi all'altro. sta beccando una escort. Dice che è andata prima, vediamo con chi rientra. No, Non quello nuovo. Nadia, decisamente no. Comunque dicevo che c'era il classico shuttle che portava da un evento all'altro quello di Sony. Di solito questi shuttle sono pieni, c'è la coda. Qua c'erano i butta dentro per il pulmino, tipo vi prego venite da Sony, perché evidentemente non è che ci fosse un gran pubblico, ma d'altra parte appunto era una cosa soltanto per gli amici asiatici. Sono molto amici gli asiatici, Molto da amici gli asiatici. questo punto di vista. Io ho paura ogni volta che vedo questo che si muove perché Oh, sono potrebbero. tornati degli Sono amici. arrivati degli amici. Omawa. E Omawa. sì, siamo in Certo che sta diretta, siamo. lavorando. Se vuoi In diretta. salutare. Certo.
Così saluto, si scommettono in mille. Ti vengono a fare il culo tutti. Ciao Andrea. Di che cosa state parlando? Stiamo parlando un po' della giornata. Easy. Questo, oggi è una sorta di podcast, non è ancora la diretta classica istituzionale. Abbiamo parlato un po' del più e del meno. Faremo vedere un po' degli estratti dei video che abbiamo fatto. Abbiamo un po' di product placement, vedo. Sì. Esatto. No, questo va bene, questo no. Però... abbiamo una buona notizia per voi. Eh? Cioè? Siamo online da almeno un quarto d'ora e nessuno vi ha ancora insultato. È un record. Aspetta. Aspettiamo 5, che arriva. No, c'è un po' di delay, 3, quindi appena arriva 2, il 2. Sì, ci sono 30 secondi, ma ecco la faccia di merda, sai che sono qui. Tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Siamo andati ai 5 piani di giochi sessuali. Ah, com'è? Figo? Luca merita. Ha preso una figa di gomma. Ciao Valeria. Io ho preso il vibratore a telecomando. Non ci credo. Assolutamente. Comunque merita, c'è la Luca nel sacchetto. Merita una visita. Merita una visita. Vola anche. Merita una visita. No, ma c'erano quelli che... Hai preso il drone, che c'è la tipa che vola via. No, la cosa più bella di tutte, poi vi lascio, era la coda anale. Cos'è la coda anale? Cioè, coda di tigre, no? Che però, con una pallina di plastica, la metti... tanto si era più o meno capito dove la metti, parlando. La metti nel culo di lei e lei va in giro con la coda e sembra un felino perché la coda gli esce perfettamente. Dai, le offese sono più tranquille adesso, levatevi dai Pampers. Va bene, buonanotte, vado a vedermi un film. Ci buonanotte, c'è un film? Accenda fra amici. 8:30. 8:30. Pronti a partire, porca ciao. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Allora, e proprio con i ragazzi, stasera siamo stati in realtà a vedere uno spettacolo. Bellissimo. Subito così intratteniamo bellissimo i nostri utenti. Praticamente in Giappone, come ben sapete, ci sono le idol, queste ragazze che vanno dai 17 ai 25 anni e poi le buttano via. E poi le buttano via. E quindi fanno questi spettacoli di gruppo dove ci sono una massa di ragazzini, ma anche ragazzi adulti. Anche ragazzi molto adulti. Indemoniati che urlano, fanno, ballano. E noi siamo stati invitati come special guest, grazie a Gianluca Minari, che salutiamo, ci ha fatto entrare, abbiamo visto questo spettacolo, abbiamo ripreso, faremo anche un video speciale magari a fine TGS. E adesso noi vi facciamo vedere un estratto con l'audio, perché la prima volta che abbiamo visto è stata abbastanza strana, alienante. Abbiamo visto il Giappone nella sua forma più pura e il disagio della sua forma. C'è tutto il Giappone. Tutto il Giappone in questo video. Quindi questo è un estratto di un paio di minuti, suppongo. Godetevelo e poi torniamo in diretta. Così, allora, infatti poi la gente scriveva in chat, ma come tutti quanti con le lucine. La cosa fantastica è che durante la canzone tutti esultavano, c'era una sorta di gruppi ultra vestiti uguali con le lucine uguali. Sì, ci stava, era il fan club, quelli con il kimono. Gli ultra sfigati. E poi appena finiva, tutte quante salutavano e gli altri? E fine, cioè. Sì, ma secondo me due cose stupiscono. Da una parte... cioè il fatto che questi fan sanno tutte le coreografie a memoria, li vedi che se le ripetono o per loro magari accennando i movimenti. Mi ha spiegato Angelo, l'amico di Gianluca, che praticamente c'è, in queste canzoni qua c'era proprio una parte di cori
che i fan imparano. Quindi quando vai ai concerti cantano tutti, cioè i fan fanno la parte del coro e loro fanno... È bellissimo, c'è cioè, questa cosa che sembra... Ma pogravano anche, sembrava di stare un concerto metal. Esatto, solo tra loro, perché poi l'altra cosa che stupisce è che non esiste il contatto tra le idol e i loro fan, c'è soltanto la possibilità... Ah, c'è un'altra cosa fantastica, le idol non possono essere... Fidanzate. Toccate. Ah, beh, sì, certo. Toccate nel senso anche semplicemente che vada loro e fai una foto insieme così, non esiste. No. Sì, perché alla fine, tutto sommato, nonostante l'aria innocente, il business che gira attorno è quello l'idol come oggetto del desiderio di uomini. Vengono anche pagate poco, a quanto pare, vengono sfruttate perché loro vogliono avere visibilità e quindi il produttore le sfrutta dando il giusto ricottaro, esatto, meglio ricottaro, le sfrutta. È strano, quando non abbiamo visto lo spettacolo la prima volta siamo un attimo rimasti. Ci siamo resi conto che quelli che c'erano di sotto a guardare lo spettacolo, diciamo, non erano proprio il massimo delle persone socialmente attive. No, dice che in Giappone sta cosa è... Però lo guardi mezz'ora, Angelo, che sta cosa in Giappone è socialmente accettata. Ma perché lo guardi? Sì, quello sì, come tante altre non cose. Non quelle persone sono socialmente accettate. No, va bene, sì, solo guardi mezz'ora passione... è divertente. Se pensi che lo fanno 365 giorni all'anno, perché quello spettacolo da 2 ore, cioè tutti i giorni, quando loro non sono in tournée in altre città giapponesi, comunque un po' lascia, però vabbè, comunque è una parte integrante della cultura pop giapponese, quindi ci piace anche quello. Esatto. Non si devono sposare, sempre carine per forza, le idol non si toccano, dice Brown 95. Ci sta, è una roba strana, è molto alienante, veramente ti fa capire anche la parte di disagio del Giappone per noi occidentali. Poi ripeto, qui è socialmente accettato, quelle persone comunque evidentemente... Sì, è molto distante da noi. Esatto, è molto molto distante da noi, è un'esperienza da fare, infatti abbiamo deciso di farci un video speciale giusto per farle vedere bene. E poi siamo tornati a casa con alcune cose interessanti che dovevamo portare assolutamente giù, magari facciamo vedere la prossima super diretta. Okay. Perché ci hanno regalato il gadget, quello che è anche il simbolo di questo gruppo di idol, che sono delle ciabatte a forma di zampa di una qualche bestia. La cosa veramente bella di queste ciabatte è che sembrano come delle Crocs, ora per fare il nome così abbiamo fatto un altro po' di pubblicità, se non fosse appunto per il fatto tutte che la punta pagate, è fatta, tutte non pagate purtroppo, per il fatto, se non fosse per il fatto che la punta vabbè è a forma di zampa di animale e dietro la ciabatta c'è un tappo, se togli il tappo queste ciabatte iniziano a fare un rumore strano, una cosa... non lo so, come se fossero, come si può dire, come tipo le paperelle quelle che si mettono nell'acqua, che fanno quel rumore lì. Poi quando uno si rompe i coglioni del rumore, immagino dopo più o meno 32 secondi, può rimettere il tappettino dietro e non fa più rumore. E poi ci hanno regalato anche i CD che quindi ascolteremo tutta la notte. Tutta la notte, me lo rippo, me lo metto sul computer e via. Ci saranno novità, chiede Antonio Paolillo, su No Man's Sky. Secondo me non è questa la sera. No, ragazzi, quest'anno il TGS è molto particolare, nel senso che in realtà ci sono delle cose interessanti, abbiamo anche appuntamenti con giochi occidentali. Il problema è che comunque è un po' più di transizione, ma Sony ad esempio è presente in grandissime forze, ci sono 74 titoli tra PS Vita e PS4, noi cercheremo di giocare tutti quelli più interessanti, ovviamente vi ritroverete anche con articoli di titoli prettamente giapponesi, ma ad esempio abbiamo pubblicato già e provato di Persona 4 Ultimax, abbiamo fatto dei speciali anche sul retro gaming, perché poi fa parte della cultura giapponese, sulle sale giochi, abbiamo fatto questa sfida, quindi c'è tanto materiale. E a proposito, un attimino, magari lancerei proprio un estratto mentre parliamo della sala giochi. Io e Umberto abbiamo deciso di sfidarci in una sala giochi reale, dandoci le schiaffoni, abbiamo creato queste scenette un po' così simpatiche, non so che piatto ci guardare, era abbastanza imbarazzante. Siamo ridotti a 10 minuti. No, non sono simpatico, sono stati abbastanza imbarazzanti e poi abbiamo fatto il giocato, a Taiko non abbiamo fatto su Gina, qualcuno ha fatto polemica dicendo perché avete scelto questi giochi, perché l'idea non è che dovevamo scegliere giochi super pro e sfidarci super pro, volevamo creare un contenuto simpatico che dilettasse in attesa del Tokyo Game Show, e quindi alle 20 va su la sala giochi, la seconda puntata, domani alle 20 ci sarà quella finale, oppure non potete leggere. Può essere, perché no? No, ma a me la cosa che piace moltissimo di questo video è sempre una, che diciamo le prime due scenettine di presentazioni che sono super cariche, e poi partiamo con quel ritmo lentissimo a suonare, tra virgolette, la musica di Frozen. La musica di Portacopa e poi pa, pa,
Una cosa una cosa veramente imbarazzante. È così tanto piaciuta la scenetta a Fabio che l'ha riproposta nella parte iniziale. Infatti la canzone di Frozen è fantastica, si parte da Mortal Kombat a Frozen. Franklin e altri hanno apprezzato assolutamente la prima sfida in sala giochi, sta sul sito disponibile, cercate sala giochi, ormai è scesa un po' giù, l'ha trovata, l'abbiamo messa anche su YouTube, assolutamente come dicevamo alle 20 c'è la seconda puntata e domani vostro alle 20 c'è la terza puntata e ultima. Poi vediamo. Dopodomani c'è il cibo, che fra poco vi faccio vedere un estratto e altro. Tonio Cartonio rullato Yggdrasil. Tanzan ha appena rivelato il sesto segreto di Fatima, ma è stato coperto da tamburelli. Me la spieghi? No, perché dovrei prima capirla, però... Ma domani, secondo me, c'è un grande evento che attendiamo tutti con gioia. Metal Gear. Sì. Esatto, c'è l'evento di Metal Gear Solid, noi cercheremo di darvi più informazioni possibili, carpire un po' di cose mentre saremo lì sul posto. Dovrebbe essere interessante, uno dei titoli big della fiera, perché poi giapponese Kojima ci tiene ad accontentare anche il pubblico giapponese. Secondo me i due spot importanti sono Metal Gear da un lato. Annunceranno la data d'uscita? Chissà, potrebbe darsi, ma anche no. È questo il palcoscenico? No, per Kojima no, perché lui è un marchettaro, è diventato. Lui fa una cosa ogni tot settimane, probabilmente farà un evento dedicato per la data d'uscita di Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. E questo Sony, poi ovviamente vedremo tutti i giochi, magari se c'è qualcosina di Capcom e Sega, c'è Ono che aveva fatto il teasing del nuovo titolo per PlayStation 4, chissà se viene annunciato domani, perché ci sono anche una serie di live streaming durante il TGA. Revelations 2? Revelation 2 dovrebbe esserci in fiera, sì. Quindi in realtà di carne al fuoco ce n'è, che va a completare ovviamente l'E3 di Los Angeles e il Gamescom di Colonia, nel senso che tutto va messo sempre nel pacchetto, non aspettate la grandiosità delle altre fiere, anche perché siamo in tre più mezzo operatore, no scherzo, più operatore. E poi c'è, quindi siamo in 4, a Colonia andiamo in 10, a Los Angeles in 13, quindi ovviamente bisogna scalare la potenza della fiera, ma sicuramente c'è qualcosa di interessante in più. Sicuramente il Tokyo Game Show e il Giappone permettono di fare cose più fighe a livello estetico, non a caso li stiamo già riempiendo, ma è successo su Multiplayer.it che già giorni e giorni prima la copertura video soprattutto fosse così corposa. Antonio, ma è vera la notizia di Final Fantasy 13 su PC? Ne leggevo anche oggi, però sinceramente non ho approfondito a livello di poter dire, però diciamo non è che sarebbe la bomba quella definitiva, insomma. Non so con chi ce l'ha Bojo's Brother, ce la stai facendo annusare, teasing, ma alla lunga non finisci per prendere in giro i tuoi fan? Che forse teasing abbiamo fatto? No, forse stanno litigando tra loro, io adesso... parlo di Metal Gear Solid, scusa. Sì, un po' sta stuzzicando i fan, ma i fan evidentemente gli piace essere stuzzicati, visto che Metal Gear è veramente... Non è una tecnica nuova, esatto. per la serie. Tanzen, ma in giochi più seri sei più forte tu o Umbo? Chiede Marcus. Quali sono i giochi più seri? Non lo so, forse sei inteso come giochi più tecnici, non seri, seriosi. Dipende, vedremo. Vabbè, gli altri due giochi sono seri, più o meno. Purtroppo c'è anche una sfida che nessuno vedrà mai. Quella d'attacchi. Un attacco, però non diciamo niente. Sì, ma Dante ci chiede anche lui su Twitter se ci sarà l'uscita di Metal Gear. Direi di no. Tommaso, che vuoi chiedermi? Stavo guardando verso il basso, sembrava un po'. No, guardavo te che facevi. Perché sei triste? Perché sei triste? Perché sei sempre triste, Tommaso? Ti sconci che perché sei sempre triste? Perché no, non sono triste. È che mi disegno. Quando sei, quindi sei allegro, quando sei triste, che fai? Non l'avete visto ancora. Dai, invece, Tommaso è stato molto divertente. Sono stato molto divertente nel video. No, tutti quanti siamo stati molto divertenti nel video che abbiamo fatto assieme ai Pampers. Quello delle macchinette. Esatto. La Drink Challenge. Che cos'è la Drink Challenge? Mandala sotto. La Drink Challenge abbiamo deciso di... Questo ovviamente per chi non l'ha vista, vi invitiamo, tutti questi video sono presenti singolarmente su multiplayer.it o su YouTube. Abbiamo fatto una sfida, appena sono arrivati i Pampers, erano viaggiato 18 ore, abbiamo fatto venite con noi e abbiamo fatto un contenuto che loro ci stanno bene, cioè non c'è bisogno di offenderli anche come è successo nei commenti. E niente, abbiamo preso questi numeri casuali con un generatore super professionale, una cosa cercata un minuto prima. Esatto, quindi 5 numeri a caso e abbiamo scelto in base ai numeri
la macchinetta, la bibita nella macchinetta. Bibita, inizialmente sì. Volevamo fare che chi non beveva entro 20 secondi a stucco la bibita veniva eliminato. Siccome al primo giro sarebbe stato impossibile, soltanto io ho bevuto, abbiamo cambiato in corso le regole, anche perché abbiamo fatto un unico piano sequenza senza interruzioni, quindi non è che potevamo stoppare e ricominciare da capo. E di conseguenza è diventato anche una chiacchierata sulle macchinette, che magari l'anno prossimo possiamo un'altra volta riportare a una sfida, tipo invece di fare ogni 8 secondi l'ultimo, tipo eliminazione dell'ultimo. In realtà chi l'ultimo che finisce di bere possiamo proprio cacciarlo, quindi senza correre o altro. Dal Giappone? Esatto, viene esatto. Estradato. In diretta direttissima. In direttissima. Ed è stata divertente, è un video di piccolo di 18 minuti che fa vedere. Se non sapete cosa fare stasera. Esatto, guardateli perché sono molto carini. Umbo, hai capito quali erano gli ingredienti della gizzicola? Della gizzicola? No, deve essere una specie di marshmallow inserito in qualche modo dentro questa lattina di una bibita gasata, come può essere, non lo so, una Fanta, una roba del genere. Ma l'errore è stato mio, perché c'era chiaramente disegnato sulla lattina di scuoterlo. Okay, io non l'ho fatto e quindi praticamente... È rimasto il tappo. Sì, 3, 2, 1, via, non scendeva niente. Però non ve la consiglio, a meno che non vi vogliate fare del male. Intanto c'è solidarietà verso Tommaso, e l'Indios è marginato da solo. L'Indios, grazie. L'Indios. Poi, quale tipo di droga, Tommaso, ti fa diventare spensierato, tranquillo e muscoloso? Cosa cioè... Sì, le sostanze che ti fanno diventare grosso non ti fanno diventare tranquillo. E spensierato? E neanche spensierato. Ok, quindi quale droga prendi allora? Nessuna, appunto. Bravo. Con le bevande non vi siete regolati? Ovvio, dobbiamo fare una sfida, poi ovvio ci stava uno spreco di risorse. Ma il problema delle bevande non è che facevano... Ci dispiace, però era una sfida e quindi purtroppo alcune bibite sono andate... Io ne ho beccata una che sapeva di tabacco, quindi c'era buona. Anche... Sì, che facevano schifo, però il problema di fondo fondamentalmente era che erano troppo fredde per berle. Sì, escono gelide. Impossibile da bere in 20-30 secondi. E in chat esultano perché ripartono le Iene. Non aspettavamo altro. Che hanno parlato di 2 o 3, quindi è una cosa che è molto sentita. Niente, su Twitter, se volete mandare domande, ricordatevi sempre di utilizzare l'hashtag Pausa Caffè, il nostro account multiplayer IT. Io magari anche lo sto scaricando. Invece in chat ne stanno discutendo un po' di tutto, di più. The Time Travelers chiede Sly 42 dei Level 5. Beh, Level 5 ci sarà sicuramente. Esatto, e quando in Europa non è stato ancora annunciato. Tenete conto che talvolta i Level 5 davvero ci mettono una vita e mezza per far uscire i giochi occidentali. Bene o male escono tutti, sì, però anche con molto ritardo. Lo stesso New Kuni è uscito un anno e mezzo dopo, una roba del genere, quindi... Comunque di solito Level 5 ha uno stand grandissimo, esatto. Quindi se anche quest'anno ci dovesse essere ne parleremo al 110%. Vedo che Fabio sta preparando anche un altro video, un altro contributo, quindi noi lo facciamo mettere perché altrimenti poi perde il ritmo, piange. Però, tra i tanti video che abbiamo fatto ovviamente sono quelli del cibo, ne abbiamo già pubblicati 5, il primo inaugurato, forse qualcuno l'ha visto perché è il più vecchio di quelli che ci seguono in chat, ovviamente è su... da qualche parte su Twitch abbiamo fatto Resort, dove c'era un locale a tema Evangelion, quindi Neon Genesis. Sì, perché il paese del resort è questa catena di esatto. Ristoranti con tutte le stanze a tema. Questa è quella di Evangelion, ci sono quelle di Monster Hunter, poi alcuni punti sono tantissimi, soprattutto in zone nerd tipo Akihabara. Magari hanno una stanza particolare dedicata soltanto a Final Fantasy, insomma tutto a tema. Questa qua era quella di Evangelion, carina, però in realtà abbastanza dimenticabile, un po' piccola, niente di eclatante, il cibo faceva schifo a quanto abbiamo visto, le foto non corrispondevano alla realtà, ma questo capita spesso in Giappone, che le foto sono molto più belle poi del piatto che ti viene presentato. Comunque noi abbiamo cominciato la serie di robe, di video sul cibo con Evangelion, ne abbiamo pubblicate altre 4. Ne abbiamo altre 37. Ne abbiamo altre 37 in cantiere, quindi quella diciamo la rubrica più longeva, anche perché comunque... Nel mondo, anche perché piace, alla fine, anche un po' off topic, ma è sempre carino far vedere cosa mangiamo durante le trasferte. In Giappone abbiamo la fortuna che ci sono miliardi di locali qui vicino e quindi riusciamo a mangiare in maniera più variegata. Se vi ricordate, a Los Angeles era veramente uno schifo. A parte fa cagare mangiare a Los Angeles. Cioè, tranne quando paghi un sacco di soldi. Esatto. E quindi panini, paninotti, roba del genere. Qui invece avete visto tutti, ci manca il sushi, cercheremo di farlo perché altrimenti sarebbe strano.
Quando tornerai in Italia, fai una sala giochi di FIFA 15 e la prima cosa che faccio, atterro, vado in ufficio e gioco. Tra l'altro l'abbiamo pubblicata una sala giochi di FIFA 15. Esatto, no, perché infatti ha scritto un'altra sala giochi. Vediamo, in realtà potrebbe essere anche candidato alla super diretta, perché quando torno potrebbe essere. Invece Fruit Joypad, tipo, una domanda abbastanza corposa, una cosa che non c'entra nulla con i videogiochi, ma la situazione in Giappone... Non poco tempo fa c'è stata una mezza apocalisse atomica. Come sta la gente? Tutti morti, ci siamo solo noi. Infatti, per prendere i mezzi è comodissimo, come, niente code. Come veramente la vita lì? Allora, innanzitutto ormai è passato un po' di tempo. C'è stato assolutamente un ribasso dell'utilizzo dei condizionatori, dell'energia elettrica. La città è un po' meno illuminata, anche se si è ripresa. Però adesso la gente vive tranquillamente. In realtà ci stanno novità, a parte ci sono stati due terremoti in questi giorni. Quello di ieri è stato 5.6 della scala Richter e noi stavamo al sesto piano e ballavamo proprio la samba, quindi si muoveva tutto, però abbiamo capito che qui è tutto antisismico, quindi sti cazzi, nel senso la gente è tranquilla, nessuno è uscito. Abbiamo capito perché non siamo morti, esatto. Schiantati a terra. Anche perché era successo lo stesso anno scorso, siamo resi conto, stiamo addirittura al 13° piano, 12° anno scorso, e quindi abbiamo capito che qui si è tranquilli, infatti nessuno si è scandalizzato, si è mosso, si è preoccupato. C'è stata anche un'altra scossa oggi pomeriggio, cioè sono state due, una mattina e una pomeriggio. E la gente sta bene, poi c'è il parco di Yoyogi che è successo, che è arrivato, hanno beccato questa sorta di zanzara assassina, come si chiamava, zanzara spada, una roba a nome strano che ammazza le persone, e hanno quindi hanno chiuso tutto il parco di Yoyogi e hanno disinfestato tutto, però ancora chiuso. Quindi, quindi i nostri lettori domani leggeranno il coverage, se non moriamo per le radiazioni, per il terremoto e per la zanzara spada. No, non è spada, non mi ricordo come si chiama, però c'è una roba del genere. Qual era il pesce spada? Liberate l'hype, notizie dell'area di Tokyo, nell'area di Tokyo su Kingdom Hearts 3 e Final Fantasy 15. Oggi siamo stati invitati da Square Enix ad andare a sempre questo Pasela Resort, in questo caso a tema Eorzea, che sarebbe il mondo di Final Fantasy XIV. Siamo andati lì, abbiamo mangiato e bevuto e siamo tornati, e quindi questo mi fa poco sperare che ci saranno aggiornamenti su Kingdom Hearts 3 e Final Fantasy XV. La speranza è l'ultima a morire, domani comincia la fiera, qualcosa potrebbe essere presente, qualcosa no, c'è il teatro di Square Enix, magari c'è qualche annuncio ancora da fare, allo stesso Namco Bandai, gli embarghi finiscono domani, quindi magari c'è anche qualche embargo di Square Enix che ha deciso di aspettare. Intanto è arrivata l'infermiera. Oddio. Fabio, è per te, è arrivata. Farete un video diario a fine fiera, ne stiamo facendo mille, cioè video diario classico non ha poco senso, basta mettere insieme tutti i nostri video e esce fuori altro che video diario, un super video diario. Ciao ragazzi, è possibile acquistare retro gaming dall'Italia? Beh, no, dal Giappone non credo, forse c'è qualche esportatore o qualche esportatore, però no, però se venite in Giappone avete letto lo speciale che abbiamo scritto, ma in realtà basta muoversi tra Akihabara, Nakano e altri quartieri. E io leggevo nei commenti, andatevi a leggere nei commenti l'articolo, mi super becero per farlo leggere, però in realtà un ragazzo ha detto che a Vienna c'è un grandissimo negozio di retro gaming e ha scritto l'indirizzo esatto, quindi Vienna è molto più raggiungibile direi di Tokyo, quindi magari andate a leggere questo indirizzo perché non è male. Nessun bambino a tre teste? O ragazze a due sederi? No. Questa era buona. Proprio divertente. Avete visto qualcosa di Bloodborne e di Evil Within? Questo che è Bernano? Ci sta Evil Within. Ci saranno tutte e due in fiera. Non dire questo. La dico con una vestizia mai vista. Ma perché? Drogati, per favore. Ok, ci penserò. Pausa caffè, guarda la foto. Ci dice Xerath Dragons. Quindi bella sta foto. Vabbè, andiamo avanti. Sì. Mi sono connesso adesso, dice Mattia Sanzari. Gli auguri di buon compleanno a GTA 5 l'avete fatti? Ma perché no. Dobbiamo fare auguri di buon compleanno a GTA 5? Lo spieghi? Un anno di GTA 5? No, non è uscito. Patolla, questo si è connesso per sapere se abbiamo fatto gli auguri di GTA 5. Ma scusa, è uscito. Mattia, grande.
Vabbè, metti un altro film. Manda il contributo che avevamo preparato per gli auguri di GTA 5. Esatto. Vabbè, vai, vai, vai. Abbiamo una sorpresa. Abbiamo festeggiato. Questo l'abbiamo fatto per gli auguri di GTA 5. Siamo andati fuori a mangiare. Andati a mangiare il tonkatsu. Esatto, il tonkatsu è una cotoletta assolutamente sì. Giapponese, che è fatta di maiale soltanto, dicevano nei commenti. In realtà però si può piare anche di pollo. Sì, diciamo che il tonkatsu è di maiale. Però in realtà il pollo. C'è anche quello mio ottimo che ho mangiato per festeggiare GTA 5 con sotto il riso e sopra l'uovo. E ogni volta parlavamo di GTA 5, giusto? Sì, ma non si vedono nel video perché ci stava riprendendo, ma c'erano anche i fratelli fondatori di Rockstar con noi. Questa è una bella giornata quella. Questa è tipo la terza puntata, quindi giusto per far venire la voglia di guardarla e fare due accessi in più. Cosa importante, ragazzi, ricordatevi sempre di fare like sul nostro canale Twitch, fare follow, tanti bei cuoricini, così vi arrivano le notifiche. Tenete conto che domani alle 17, dopodomani alle 17 ci sarà la super diretta classica, quindi vi parleremo di quello che abbiamo visto in fiera, ci saranno dei contributi video di quello che abbiamo ripreso in fiera e arriverà anche il giro dello stand, vediamo come e perché, nel senso arriverà, sperando che vada tutto quanto bene, perché siamo un po' sfortunati ultimamente. Abbiamo perso alcune cose, no, possiamo dirlo, il microfono è carino, siamo in pausa caffè, praticamente che è successo? Che il nostro Fabio sceglie la scatola del microfono della GoPro e all'interno c'era l'adattatore per il microfono. Ha lasciato la scatola non troppo vicino al sacchetto di immondizia, direi soltanto attaccato. Così cazzo, non può rispondere. E praticamente che è successo? Siamo usciti e quando siamo tornati non c'era più la scatola, quindi evidentemente la signora delle pulizie ha visto la scatola vicino al sacchetto, si è preso e buttato tutto, quindi siamo senza microfono della GoPro, il che significa che faremo comunque lo speciale del giro stand ma con l'audio ambientale, quindi potrebbe esserci un po' di rumore maggiore sottofondo, ma io cercherò di urlare, quindi si porta a casa comunque il multiplayer, porta a casa tua. Forse a casa tutto scartapatate, dice bravo Fabio. E domani Fabio farà una prova, metterà il suo cellulare a terra vicino al sacchetto dell'immondizia e vediamo se si porta anche il cellulare. Ma poi tra l'altro qualsiasi cosa tu metti di fianco al cestino dell'immondizia o viceversa, quindi se metti portan via quindi domani lo metteremo vicino alla porta di Fabio. Quindi che è successo? Poi abbiamo creato una crisi, siamo andati alla reception, sì. Abbiamo chiesto no, cavolo, la camera siamo quattro, quelli ha detto vabbè non vi preoccupate, chiediamo dopo domani. Io che cazzo facevo, domani non ci interessa più nulla. Intanto è entrata una tizia super ubriaca che camminava così, è fantastico, cioè eccezionale. I giapponesi veramente non ce la fanno. Infatti dobbiamo andare adesso. Perché dobbiamo approfittarne finché è ancora in circolazione. Allora, veniamo sempre sui joypad, che gli piacciono le domande corpose. Certo. Anni fa ho sentito parlare di interi parchi a tema di videogiochi, tipo Oktoberfest, ma basato su brand precisi, Neo Geo Land e così via. Ma esistono cose del genere o una grandissima cazzata? C'è il Sega Joypolis, ad esempio, sì, che è più o meno a tema, nel senso che è fatto da Sega, tutti i videogiochi fatti da Sega, ed è figo perché ci sono anche robe abbastanza avanzate. Io in realtà non ci vado da qualche anno, ma al tempo c'erano delle magari cose molto fighe. Magari ci sarà stato Neo Geo Land, sì, quando c'era Neo Geo. Alcuni sono itineranti, cioè nel senso sono momentanei per alcuni festeggiamenti. Ormai avranno tutti House of Dead e basta. Esatto. 78 House of Dead. Non sono ubriachi, ma è sempre il terremoto. Può darsi. Poi, come ben sapete, ormai visto diciamo ogni anno, diciamo che i giapponesi non brillano per resistere tanto all'alcol. Ma questo non era quello ubriaco che era passato prima? C'è uno che continua a barcollare, andare in giro. A tornare. E a tornare qui, però è Sega Land. E allora, un altro pochino. Sì, e poi... vediamo un po' altre domande. Niente, c'è proprio Marcus che è interessato tantissimo a Bloodborne, ci dice: ma bonus pre-order limited collector di Bloodborne, si sa qualcosa? Nuovi dettagli sabato 21? Può darsi. Sabato 21 c'è un live streaming di Sony che sarebbe il terzo giorno in fiera, quello aperto al pubblico. Magari danno degli annunci sulla limited, ma probabilmente per il Giappone. Tra le altre cose, Bloodborne è stato annunciato in Giappone soltanto, vero Tommaso? Sì, mi ricordo di sì. Che giorno? Sti grandissimi. 5 febbraio. E bene segnarselo perché l'anno prossimo magari ci sarà il compleanno dell'annuncio di Bloodborne. Dovremmo festeggiare. Guarda che trollata di Mickey Ave, pensa cosa significa. Ogni tanto ci arrivano questi messaggi in codice. Clicca qui. Clicca qui e guarda in alto.
Hanno fatto questa cosa. In realtà Tommaso lo portano soltanto per essere più sicuri. Hanno fatto questa cosa, non ci posso credere. Clicca qui. In realtà Tommaso ha più paura di noi. Appena gli fanno bu, lui comincia a correre come una femminuccia. Ma qua non ti fa bu nessuno. Ma non lo so. Secondo me invece è pericoloso. No, noi ci siamo fatti una bella passeggiata notturna. Chi? Io e mio fratello. Perché c'è tuo fratello qui? C'è mio fratello. C'è il fratello di Tommaso che tale e quale. Spoiler! Tommaso, tranne non c'è muscoli ed è un po' più giovane. Infatti noi a sere alterne metteremo lui e il fratello. E voi non si accorgere. Esatto, non si nota la differenza. Comunque passeggiata notturna, lunghissima e tranquillissima. Tommy, a ieri Brazo ti ringrazio per essere stato esaustivo oggi. Quando? Non è vero, poi Tommaso ha fatto 4 video anteprime, quindi lo vedrete, vedrete il suo faccione, i suoi muscoli in video, perché adesso c'è un nuovo format, Tommaso a petto nudo. Tutti i video anteprime di Tommaso saranno a petto nudo, quindi lui farà... Esatto, con i tripla del caso. Esatto, del caso. Chiedono se è vero che c'è la festa del pene, e a tal proposito volevo dire che aspettatevi il video diario di Tommaso dalla festa del pene. Esatto. È andato per noi assieme a Fabio, che ha fatto le riprese. No, in realtà poi la festa del pene avevamo messo 2-3 anni fa, il video della festa del pene, che l'avevamo trovato in giro, che fantastico, c'è veramente gente fuori di testa. E, niente, direi che ci siamo. Da quanto siamo online, Fabio? 41. Ah, c'è scritto, mannaggia. Pensavo non ci fosse scritto. Nulla, qui sono mezzanotte e 51. Vi invito di nuovo, come fanno gli youtuber, a cliccare qui sotto e fare follow su Twitch. Vogliamo dare subito l'IBAN a cui devono fare le donazioni. Esatto, vedete i nostri video, commentate gli articoli, che è importante. Sembra un pezzente. Noi ci rivediamo in diretta assolutamente domani, sempre alle 17, super diretta multiplayer.it, prima giornata di fiera, contributi video, tutte le novità. Tommaso forse dovrà scrivere, non lo sappiamo, vediamo un attimino, vediamo quanta voglia c'ha di parlare. Pace interiore. Antonio. Umberto. E Fabio. E Fabio, che domani sarà alla ricerca del microfono perduto, andare nei cassonetti dell'immondizia qui fuori e andrà a cercare. Per un Nobles. Lo scambio, già lo scambio spesso. Anzi, se sapete a Tokyo dove trovare quello che ci serve, scriveteci. Esatto. Baci, abbracci e ci vediamo domani in super diretta. Ciao! Ciao.